Bene, grazie. Possiamo iniziare i nostri lavori e anche a nome del Presidente Boccia e del Presidente Bordo, oltre che a nome mio, a nome di tutte le colleghe e i colleghi delle tre commissioni, della Commissione Bilancio, della Commissione Finanze e della Commissione delle Politiche Comunitarie, accogliamo e ringraziamo il nostro ospite, il Presidente della Banca Centrale Europea, il Professor Mario Draghi, che è accompagnato dal dottor Drudi, che è il capo della divisione politiche fiscali dell'area euro, e dal dottor Zizzola, che è il responsabile della divisione relazioni con i media della BCE. Per questa audizione molto attesa, che ha per oggetto il tema che è stato preannunciato ai gruppi, e cioè la politica monetaria della BCE, le riforme strutturali e la crescita nell'area dell'euro. Mi fa piacere ricordare, nel dare il benvenuto al nostro ospite, che in termini istituzionali il Presidente Draghi è tenuto a interloquire in modo diretto con il Parlamento europeo, quindi questa è un'occasione in più, è un'occasione ulteriore che viene offerta in modo molto utile e positivo anche al Parlamento nazionale attraverso tre commissioni per ulteriormente interloquire. La pubblicità dei lavori di questa seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, oltre che attraverso la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Conosciamo le regole di ingaggio, abbiamo circa 90 minuti di tempo. Nella parte iniziale dell'audizione ascolteremo l'intervento introduttivo del Presidente Draghi, poi vi saranno le domande dapprima dei presidenti e poi dei rappresentanti dei gruppi politici, 3 minuti per ciascun gruppo. Alcuni gruppi hanno scelto di utilizzarli con un solo oratore, altri hanno scelto di suddividerli fra 2 o 3 oratori, e poi nella parte conclusiva le risposte e appunto le conclusioni del Presidente Draghi, al quale senza frapporre indugio do dunque immediatamente la parola. Grazie Presidente. La ringrazio Presidente Capezzone, Presidente Boccia, Presidente Bordo, vi ringrazio tutti per avermi invitato oggi. Sempre, ovviamente, sempre un onore per me essere in questo Parlamento, ma questa volta, per la prima volta, sono qui come Presidente della Banca Centrale Europea. Quindi in questo momento la situazione congiunturale e le prospettive a breve termine dell'area dell'euro sono più favorevoli che negli ultimi anni. Vari fattori contribuiscono a crescere la fiducia che la ripresa, finora debole e certamente disomogenea nell'area, acquisti forza e stabilità e che l'inflazione ritorni in modo durevole verso l'obiettivo stabilito dal mandato della BCE, un valore cioè inferiore ma prossimo al 2%. Tre principali fattori confortano le aspettative di ripresa dell'attività economica: gli effetti positivi della caduta dei prezzi energetici, dei prodotti energetici, la intonazione espansiva della nostra politica monetaria, che certamente ha contribuito a ridurre la frammentazione del sistema finanziario e ad assicurare la trasmissione del basso costo del denaro alle famiglie e alle imprese, e le riforme strutturali varate in diversi paesi dell'area che, sia pur con differenti velocità e intensità, cominciano a far sentire i loro effetti. In questa mia introduzione mi concentrerò soprattutto sul secondo e il terzo fattore, cioè la politica monetaria e le riforme strutturali. Entrambe sostengono l'attività economica, entrambe sono essenziali, ma in maniera diversa. La politica monetaria sostiene il ciclo economico, aiuta l'economia ad avvicinarsi al proprio potenziale produttivo, ma non può accrescere questo potenziale produttivo, perché questo dipende dalla struttura dell'economia, dipende appunto dalle riforme strutturali. La politica monetaria può raggiungere l'obiettivo della stabilità dei prezzi nell'intera area, ma solo le riforme strutturali possono ottenere una convergenza reale e duratura della produttività nazionale. In un'unione monetaria occorrono entrambe. E quindi per questo abbiamo bisogno di istituzioni che siano efficaci nei due ambiti. Non molto tempo fa, alla fine del 2011 e nel 2012, fronteggiavamo, e lo ricorderete senz'altro, un contesto molto meno favorevole di quello attuale.
Le banche avevano appena avviato il necessario processo di riduzione dei debiti dopo la crisi finanziaria. Vivevamo una crisi di fiducia verso i debiti sovrani, la quale a sua volta dava luogo a una forte frammentazione dei sistemi finanziari dell'area lungo i confini nazionali. A ciò si aggiungevano i timori ingiustificati sulla reversibilità dell'euro, che sospingevano ulteriormente verso l'alto i premi a rischio nazionali. In Italia il rendimento del BTP decennale eccedeva il 7% alla fine del 2011, a fronte del 2% corrisposto sullo stesso titolo in Germania. Per inciso, questo spread di 5 punti, cioè 500 punti base, è esattamente lo spread che gli italiani, che noi abbiamo pagato per 15 anni in media prima di entrare nell'euro. Quindi chi vuol far paragoni tra le due situazioni ora ha un primo parametro di paragone. Lo spread raggiungeva di nuovo livelli simili nel luglio del 2012. A metà del 2012 il prezzo per la protezione dal rischio ipotetico di un default dell'Italia era di 3-4 volte più elevato dell'anno prima. A causa del nesso fra banche e governi e i loro governi nazionali, il cosiddetto nesso tra banche e sovrano, e su questo mi soffermo un momento, perché è uno di quei punti di politica economica su cui molto è stato fatto nell'ultimo anno e mezzo, ed è una delle cause anche dell'aggravarsi della crisi, per noi soprattutto. Perché una cosa da capire è che il livello del debito pubblico di un paese influenza lo stato di salute delle sue banche attraverso due canali. Il bilancio pubblico, e questo è il primo canale, è visto come il garante ultimo della solvibilità di una banca. Se questa fallisce, il bilancio dello Stato è visto come il garante di ultima istanza. Quanto più il debito pubblico è elevato, tanto più questa garanzia è fragile. E tanto più le banche dovranno pagare per potersi finanziare, oppure tanto più capitale devono raccogliere. Il secondo canale con cui il debito pubblico influenza i bilanci delle banche è semplicemente il fatto che le banche comprano i titoli di debito pubblico e sono un attivo molto importante nel loro portafoglio. Quindi quando la credibilità del debito di un paese viene messa in discussione, come è capitato a vari paesi dell'area dell'euro durante la crisi, nel 2011 e poi anche nel 2012, per ragioni diverse, e poi i titoli cominciano a perdere di valore. La garanzia sovrana si indebolisce proprio quando le banche devono appostare forti perdite per la caduta nel valore dei titoli. La conseguenza è che il credito crolla. Molto è stato fatto per indebolire questo legame tra banche e Stato. Quindi non è però non è ancora terminato il lavoro in questo campo, ma la lezione che uno può trarne è che i paesi con basso debito pubblico tendono ad avere banche più forti, quindi un sistema creditizio più solido, in grado di finanziare l'economia meglio. Quindi torniamo appunto a quell'epoca, e a causa di questo nesso che all'epoca era molto presente tra banche e governi e bilanci nazionali, bilanci pubblici, queste tensioni si trasferivano a tutti gli intermediari bancari, determinando un'ulteriore contrazione, come dicevo, del credito all'economia. In Italia, qui sono numeri abbastanza aggregati questi, il costo del credito per le imprese era pari nel luglio del 2012 al 4,1% rispetto al 3% della media dell'euro e al 2,9% in Germania. E quindi questo dice semplicemente che il meccanismo di trasmissione della nostra politica monetaria cominciava a non funzionare. Noi abbassavamo i tassi, ma questo abbassamento dei tassi non si traduceva in un abbassamento dei tassi attivi delle banche alle imprese. Questi numeri, ho detto, sono molto aggregati e sottostimano moltissimo il fenomeno di contrazione del credito e di dispersione nelle condizioni creditizie tra i vari paesi dell'area. Quindi la nostra capacità, la capacità della BCE di assicurare la stabilità dei prezzi era seriamente messa a repentaglio. La politica monetaria doveva reagire con una risposta ad ampio spettro, adeguata alla natura multidimensionale della minaccia, basata contemporaneamente su più canali paralleli. Ritengo di dire ora, a distanza di quasi 4 anni, dal 2011,
che tutto sommato abbiamo fatto dei progressi abbastanza significativi. Occorreva a quell'epoca in primo luogo rimuovere i timori ingiustificati di irreversibilità dell'euro e lo abbiamo fatto con quelle operazioni che furono chiamate OMT, con cui sostanzialmente era un impegno ad acquistare titoli pubblici in quelle situazioni in cui fossero stati dei rischi di convertibilità, di ridenominazione, come dicevamo da allora, dell'euro. Poi abbiamo preso varie altre misure non convenzionali e ugualmente fondamentale però è l'altro aspetto che viene considerato meno importante, invece altrettanto importante quanto l'iniziativa OMT, è stata la decisione del Consiglio europeo del 2012, del giugno 2012, di dare il via all'unione bancaria. Pensate, da allora, soltanto nell'arco di circa 2 anni, oltre alla politica monetaria, è stato creato dal nulla un sistema di supervisione. Ed è stata fatta la prima grande operazione di scrutinio delle 120 banche europee più importanti. Questo ha avuto un effetto positivo perché ha indotto molte di queste banche ad anticipare gli aggiustamenti nei loro bilanci e gli aumenti di capitale che avrebbero dovuto fare dopo, quando i risultati di questo scrutinio fossero stati resi noti. Poi, però all'inizio del 2014 le prospettive di inflazione rimanevano ancora basse e quindi procediamo con altri abbassamenti del tasso di interesse. Poi in giugno abbiamo adottato quelle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine per sostenere il credito delle banche alle imprese, all'economia e alle famiglie, chiamate TLTRO. Ma in sostanza poi in settembre abbiamo annunciato ancora il programma di acquisto degli ABS e dei covered bonds. E però, diciamo, dall'inizio di agosto si comincia ad osservare una cosa che non si era osservata prima, cioè che le aspettative di inflazione a medio termine, che sono quelle a cui noi guardiamo, perché l'obiettivo di inflazione di essere vicini ma al di sotto del 2% è un obiettivo di medio termine, le aspettative di inflazione cominciano a flettere. E in agosto c'è il mio discorso di Jackson Hole, con cui si delinea quella che sarebbe potuta essere la politica monetaria dei mesi a venire. Un fattore chiave per una piena ripresa dell'attività economica e perché il tasso di inflazione non resti troppo a lungo basso e troppo basso, sarà però, si è dimostrato già in parte, che lo stimolo delle operazioni che il Governing Council ha deciso di introdurre a fine gennaio, il 22 gennaio. Questa decisione è stata basata su 2 considerazioni. Primo, la base su cui poggiava l'inizio di ripresa appariva ancora fragile per darci la certezza che il tasso di inflazione sarebbe tornato a livelli vicini ma più bassi del 2%. Secondo, il potenziale espansivo degli interventi di politica monetaria decisi tra giugno e ottobre, quelli a cui ho accennato un attimo fa, era ancora incerto, perché i loro effetti dipendevano dalle decisioni delle banche di avvalersi dei prestiti dell'eurosistema e di trasferirli alle famiglie e alle imprese. Quindi l'ammontare dei prestiti concessi dalle 2 operazioni TLTRO è stato di 212 miliardi di euro, che è una cifra che cadeva nella parte inferiore delle nostre previsioni. Quindi lo stimolo andava rinforzato e doveva divenire più prevedibile, più controllabile quantitativamente. In altre parole, bisognava che questo stimolo entrasse nell'economia indipendentemente dalle decisioni delle banche. Il 9 marzo abbiamo iniziato queste operazioni sui titoli di Stato, continuando ancora gli acquisti di ABS e di covered bonds, perché anche su quel fronte c'è stato un sensibile miglioramento nelle condizioni a cui queste operazioni vengono fatte e quindi nelle condizioni con cui si finanzia l'economia. Ad oggi marzo non è finito, ma completiamo comunque di raggiungere i 60 miliardi mensili di marzo, anche se abbiamo cominciato solo il 9.
A questo stadio non ci sono segnali di scarsità di titoli, sapete che alcuni hanno osservato, forse non troverete i titoli, non verranno venduti, eccetera. Sono osservazioni che forse saranno vere in futuro, però è un po' strano perché io credo che da quando negli ultimi 30 anni non si è fatto altro che dire che il debito pubblico era così alto in Europa per tutti, quindi il fatto che vi possano essere scarsità di titoli per ora comunque non è una prospettiva realistica. La liquidità sui mercati resta ampia, tutti i feedback che abbiamo dai mercati ci dicono che non ci sono difficoltà per portare a termine queste operazioni. Quindi intendiamo continuare con questi acquisti almeno fino alla fine di settembre del 2016 e in ogni caso finché non vedremo un tracciato dell'inflazione che si avvicina durevolmente al nostro obiettivo. Quindi questa valutazione sarà fatta guardando a un trend e non a singoli valori numerici che potrebbero essere il frutto di fenomeni temporanei. Le prime evidenze disponibili mostrano che le misure adottate sono state nel loro insieme efficaci. I tassi attivi praticati dalle banche alle imprese hanno continuato a diminuire, direi ha iniziato a diminuire nella seconda parte dello scorso anno, dopo questi annunci o comunque queste ipotesi circa la nostra futura politica monetaria, quindi dall'inizio di agosto. È anche la dispersione nelle condizioni creditizie tra i vari paesi, che era uno dei fenomeni più preoccupanti della frammentazione finanziaria, si è fortemente ridotta. Oggi queste riduzioni di tassi di interesse si trasmettono lungo l'intera catena di intermediazione finanziaria, la contrazione creditizia recede. Il minor costo dei finanziamenti implica che progetti di investimento che prima non erano profittevoli oggi diventino invece appetibili. Queste nuove condizioni sono riflesse nelle proiezioni che lo staff della BCE ha fatto all'inizio di marzo, dove la crescita prevista è stata per il 2015 è stata aumentata, cioè le previsioni di crescita sono state aumentate di 0,5 punti percentuali, 0,5% per il 2015 e 0,4 per il 2016. L'inflazione prevista per quest'anno però è zero, in larga misura a causa della flessione dei prezzi del petrolio. Ma le stime per gli anni successivi invece sono state innalzate all'1,5% nel 2016 e all'1,8% nel 2017, sostanzialmente per tre ordini di motivi. La nostra politica monetaria, indubbiamente. Il secondo è che man mano che la ripresa si rafforza, anche il tasso di inflazione dovrebbe ricominciare a crescere. E il terzo motivo è la previsione che si fa di una possibile anche se limitata crescita dei prezzi del petrolio. Quindi il quadro che si profila conforta l'ottimismo sul contributo che la politica monetaria sta fornendo per rafforzare la ripresa ciclica e sull'azione del Consiglio della BCE nel perseguimento del suo mandato. Insisto sulla parola ciclica perché questa ripresa non è strutturale e su questo dirò qualcosa tra poco. Sappiamo però che da sola la politica monetaria non può assicurare una ripresa stabile, strutturale. Non può neanche assicurare una ripresa uniforme, perché non è lo strumento adeguato per correggere le divergenze tra paesi che vengono da un basso potenziale di crescita e da una disoccupazione strutturale. Al contempo non possiamo attenderci che queste divergenze siano affrontate con strumenti quali trasferimenti permanenti da parte dei paesi economicamente più forti. L'area dell'euro non è stata creata per essere un'unione dove coesistono creditori permanenti e debitori permanenti. È ancora, invece, un'area in cui ogni paese, sfruttando i propri vantaggi comparati, nonché le potenzialità del mercato unico, dovrebbe convergere verso i livelli più elevati di competitività e di reddito. E qui entrano in campo le riforme strutturali. Queste riforme sono essenziali per elevare la crescita potenziale, che è alla base di una prosperità sostenibile, per rendere le economie più resistenti agli shock, meno divergenti in caso di crisi. Sono questi ultimi aspetti oggi assai più importanti che in passato per due motivi. Per l'elevato debito accumulato
dall'area dell'euro, in particolare in alcuni paesi, che andrà ripagato, e per l'invecchiamento demografico. Eppure in diversi paesi dell'area, e questo è un altro dato importante quando si va a discutere delle responsabilità che ha l'euro nella politica economica e nella situazione economica attuale, in vari paesi dell'area la crescita potenziale si è smorzata già prima dell'introduzione dell'euro. In Italia essa si è ridotta dal 2,5% registrato nei primi anni 90 all'1,5% nel 99. La diminuzione è continuata anche dopo. Il Fondo Monetario, per esempio, stima che essa, che la produttività, il tasso di crescita della produttività italiana sia zero oggi, o quasi zero. Quindi, com'è possibile invertire questo trend? E per elevare la crescita potenziale occorre, prima di tutto, aumentare l'offerta di lavoro, cioè il numero di ore lavorate nell'economia, e la produttività, quanto ciascuno produce per ora lavorata. Dato l'invecchiamento demografico, i progressi possibili sul primo fronte sono necessariamente limitati. Dobbiamo quindi concentrarci sul secondo fronte. Nella maggioranza dei paesi europei, in Italia in particolare, i tassi di crescita della produttività, come dicevo, sono molto modesti. Dal 2000 al 2013 la produttività del lavoro nell'area dell'euro è cresciuta cumulativamente del 9,5% per l'area, in Italia solo dell'1,3%. Negli Stati Uniti del 26. La produttività totale dei fattori, cioè quella che riflette l'efficienza di impiego dei processi produttivi, è cresciuta dell'1,1% nell'area dell'euro, è diminuita del 7% in Italia, è aumentata del 10,5% negli Stati Uniti. La produttività può essere accresciuta o con l'ingresso di nuove imprese che utilizzano tecnologie più efficienti, o anche attraverso una riallocazione delle risorse tra imprese già esistenti. I benefici del progresso tecnico si manifestano nel lungo periodo, perché l'utilizzo efficiente di una nuova tecnologia richiede spesso tempi di apprendimento, che spesso sono lunghi, mentre una riallocazione delle risorse può innalzare la produttività già nel breve periodo, dato che implica uno spostamento di risorse fra imprese già attive. Se vogliamo accrescere la produttività rapidamente, il fattore chiave è la riallocazione. Analisi a livello di impresa condotte nell'area dell'euro suggeriscono che vi sono ampi margini di miglioramento. Nei singoli paesi vi sono poche imprese altamente produttive, mentre sono numerose quelle connotate da un basso livello di produttività. Ed è essenziale agire perché queste imprese ad alta produttività possano crescere e perché possano avere accesso ai canali finanziari più adeguati, perché soprattutto poi le persone che ci lavorano abbiano le competenze necessarie per essere occupate. Per cogliere questi tre obiettivi, crescita, finanza e competenze, occorrono riforme strutturali. Con riferimento al primo obiettivo, la dinamica delle nuove imprese che nascono e si espandono è stata rilevata in molti studi come un fattore centrale per la crescita della produttività, tra cui anche uno studio della Banca d'Italia. Questo processo è facilitato da un contesto regolatorio e normativo a livello nazionale favorevole, ma non è sempre così nell'area dell'euro. Questo è il motivo per cui sono così importanti le riforme volte a completare il mercato unico e a migliorare l'ambiente in cui operano le imprese. In alcuni paesi le imprese sono ostacolate dalla regolamentazione e da un trattamento fiscale penalizzante che scatta oltre certe soglie. In Italia vi è un'alta concentrazione di microimprese in cui la produttività è nettamente inferiore alla media. E a questo contribuisce anche una regolamentazione che incentiva queste imprese a rimanere piccole. I tempi delle procedure relative ai fallimenti incidono in misura assai significativa sulla velocità con cui vengono finanziati i piani di investimento delle imprese. Per completare una causa, sia nella fase di cognizione che in quella esecutiva, ci vogliono 5 anni in Italia, solo 1 in Germania e in Spagna. Non vi dico cose nuove, credo, qui.
L'Italia registra la giustizia civile più lenta in Europa. Recenti lavori suggeriscono che un dimezzamento della lunghezza dei procedimenti aumenterebbe la dimensione media delle imprese dall'8 al 12%. Soprattutto in Italia è cruciale migliorare le condizioni di contesto in cui operano le imprese. Occorre assicurare regole certe e stabili, la tutela della legalità, il rispetto dei contratti, l'efficienza della pubblica amministrazione. E devo dire che negli ultimi anni sono stati fatti diversi interventi in questi ambiti, quindi non è che non ci sia progresso. Il progresso c'è stato, occorre continuare su questa strada. Ma veniamo al secondo punto. Il secondo punto è che condizione indispensabile perché i capitali possano affluire alle imprese è quello di avere un settore bancario sano, in grado di espandere il credito. Questo significa che i prestiti deteriorati debbono emergere rapidamente nei bilanci degli intermediari e che vengano attuate soluzioni, misure per una rapida soluzione del problema. Questo processo è già iniziato con la nostra operazione con la nostra operazione di scrutinio delle 120 banche più grandi dell'area dell'euro. Quindi in generale la BCE guarda con molto favore a iniziative tese a ridurre il peso delle partite deteriorate nei bilanci delle banche, tra cui quelle italiane. Un'iniziativa del genere libera risorse soprattutto a beneficio delle imprese. E il terzo punto è quello di essere in grado di saper dotare le persone, coloro che lavorano nelle imprese, delle competenze necessarie a trovare un lavoro nelle imprese del futuro. L'Italia, come il resto d'Europa, vive in un'economia globale dove il progresso tecnico tende a favorire maggiormente le persone con elevate competenze a scapito di chi è poco qualificato. Quindi le competenze devono crescere. Per darvi un'idea di quanto è importante questa differenza, occorre guardare al nesso che esiste tra livello di istruzione e occupazione. Nel 2013 il 19% dei lavoratori con un basso livello di istruzione erano disoccupati, ma solo il 6% tra quelli istruiti. Quindi si capisce immediatamente perché istruzione e training, istruzione e riqualificazione, istruzione e addestramento devono andare di pari passo con le altre riforme strutturali, quindi con la flessibilità, quindi con la riduzione degli oneri burocratici. In sostanza devono diventare parte integrante del processo di riforma strutturale, cosa che invece tendiamo spesso a dimenticare e a mettere in secondo piano. Ma il miglioramento delle competenze è anche un'altra dimensione, perché quando si riallocano le risorse ci sono vincenti e ci sono perdenti e questo genera incertezza, in particolare per coloro che devono cambiare lavoro. Accresce in generale l'incertezza nel futuro. Quindi deve essere chiaro, e certamente lo è a me, che non possiamo limitarci esclusivamente a considerare la dimensione dell'efficienza, ma dobbiamo pensare anche all'equità. Entrambe sono necessarie e devono essere conciliate. Quindi migliorare le competenze è un modo per farlo. Oggi il miglior modo di tutelare i lavoratori non è proteggerli dal rischio di perdere lavoro, ma di garantir loro la conoscenza necessaria per trovarne uno a condizioni migliori rapidamente. E ciò vale anche nel caso di disoccupati di lungo periodo che hanno la necessità di programmi di riqualificazione. In questo contesto, le misure di politica monetaria della BCE che ho appena descritto rafforzano il processo di riforma, stimolano la domanda complessiva, rendono quindi più favorevoli le condizioni del mercato del credito e la possibilità di riallocazione delle risorse del lavoro in primo luogo. Contrariamente invece a quanti dicono che la politica monetaria intrapresa dalla BCE rimuove gli stimoli dei governi ad attuare le riforme strutturali. Noi abbiamo un punto di vista esattamente opposto. La politica monetaria della BCE crea delle condizioni economiche migliori che favoriscono le riforme strutturali che sono molto più difficili da intraprendersi in periodi di bassa o di bassa congiuntura, addirittura di recessione. Ma nonostante l'importanza delle riforme strutturali per la convergenza economica e nonostante la politica monetaria, la nostra Unione rimane fragile, perché le riforme rimangono affidate ai singoli ambiti nazionali.
Non c'è modo di garantire oggi che i Paesi prendano le misure necessarie per farne dei membri all'altezza dell'Unione monetaria. Secondo me questo è una cosa a cui occorre guardare per pensare a un cambiamento. L'Unione monetaria genera una forte integrazione tra i Paesi membri e per questo motivo anche alti gradi di vulnerabilità reciproca. Per questo motivo abbiamo sempre applicato il principio secondo il quale se le politiche di un Paese hanno effetti di rilievo sui partner, esse devono essere governate da regole o istituzioni comuni. Le regole fiscali, per esempio, discendono da questo, giacché il default di uno Stato causerebbe danni a tutti gli altri. Credo che questo sia chiaro oggi e ritengo che lo stesso principio debba applicarsi alle riforme strutturali, in quanto un basso potenziale di crescita genera squilibri macroeconomici nei Paesi. La vulnerabilità che ne deriva si riverbera sugli altri Paesi dell'area. Se alcuni Paesi non mettono in atto giuste politiche strutturali, si creano permanentemente divergenze in termini di crescita e di occupazione. Quindi dopo ci si interroga sulla partecipazione di questi Paesi all'Unione e le domande sulla durabilità di quest'Unione si estendono anche a tutti gli altri Paesi. Quindi ci sono delle ripercussioni sugli altri Paesi membri. Ne consegue che ciò che accade in un Paese non è solo di interesse nazionale, ma riguarda tutti. Ogni membro dell'area ha un interesse vitale a che i suoi partner soddisfino sempre le condizioni per far parte dell'Unione. E abbiamo bisogno per questo di un alto grado di convergenza istituzionale negli ambiti strutturali rispetto a quanto abbiamo sperimentato in passato. Finora abbiamo sperimentato due tipi di governance economica nell'Unione Europea. In alcune aree abbiamo conferito un potere esecutivo alle istituzioni europee, alla BCE per la politica monetaria, alla vigilanza unica, di nuovo alla BCE con la sua anima di vigilante, di supervisore bancario, per la politica finanziaria, poi alla Commissione per la politica della concorrenza. In altri campi, invece, il potere esecutivo è rimasto a livello nazionale e le politiche sono state allineate tramite regole imposte dalla Commissione. Quindi su certe cose c'è stata una convergenza dando potere esecutivo alle istituzioni, su altre invece la convergenza è stata attuata attraverso delle regole. Nel caso delle politiche fiscali, questo è. Naturalmente ci si chiede qual è stato il metodo di convergenza più efficace. E la risposta è abbastanza ovvia, è quella istituzionale. Credo che pochi negherebbero che laddove le istituzioni europee è stato conferito un potere esecutivo, queste ne hanno fatto un buon uso. La politica della concorrenza è stata efficace nei confronti sia di imprese grandi, sia nei confronti di grandi paesi. La politica monetaria, ovviamente io non sono la persona adatta a dirlo, ma insomma ha conquistato un'alta credibilità. È ancora prematuro valutare i risultati della supervisione unica, anche se sono certo che non avremmo certamente avuto una pulizia così rigorosa dei bilanci bancari come quella che abbiamo avuto senza di essa. Nel caso invece dell'approccio basato sulle regole, è difficile concludere in modo così positivo. Le regole fiscali sono state disattese più volte, la fiducia fra paesi sottoposta a forti tensioni. Quindi in generale queste politiche non sono state, come dire, attuate dai paesi con un senso di proprietà, di identità. Non sono mai state fatte veramente proprie dai singoli, anche dal dibattito politico nazionale. Quindi l'esperienza recente è chiara. Se concordiamo che un'ulteriore convergenza istituzionale nei campi strutturali sia necessaria, dobbiamo porci l'obiettivo di sostituire un sistema basato sulle regole con un altro sistema, basato su istituzioni europee più forti. Naturalmente le regole attuali vanno rispettate finché non abbiamo un cambio dei trattati. Nel caso della politica monetaria, tornando un attimo indietro, non abbiamo iniziato creando una nuova istituzione, sarebbe stato impossibile. Avevamo una serie di sistemi basati su regole, il serpente, il sistema monetario europeo, gli accordi di cambio, sulla cui base poi abbiamo creato la moneta unica e la Banca Centrale Europea. Quindi queste esperienze sono state fondamentali, hanno rafforzato la fiducia e hanno permesso di fare il passo successivo, che è la creazione dell'istituzione. Analogamente si dovrebbe procedere negli altri settori. E ora concludo con queste poche osservazioni.
Quindi la prima è che questa, che la prospettiva per l'area dell'euro che ho descritto oggi appare semplice, ma non lo è. Necessita di visione e di perseveranza. Tutti devono giocare la loro parte per far sì che la ripresa si rafforzi e si stabilizzi nel tempo. Non dobbiamo perdere di vista qual è l'essenza della politica economica. La crescita economica non è un fine a se stesso, il suo obiettivo è di offrire più possibilità alle persone di accrescere la prosperità complessiva delle persone stesse. Per questo, man mano che l'economia cambia, dobbiamo assicurarci che ognuno vi possa partecipare, che efficienza e equità siano conciliate, che nessuno resti indietro. C'è chi pensa che per cogliere questi obiettivi sia necessario abbattere il grado di integrazione, che le iniquità derivino da un'Europa che fa troppo. Altri invece desiderano un'Europa più integrata, con più solidarietà finanziaria tra le nazioni. Ritengono che l'Europa stia facendo troppo poco e che questo sia il problema. Io certamente penso che trincerarci nuovamente dentro i confini nazionali non risolverebbe nessuno dei problemi che abbiamo di fronte. Dovremmo fare i conti con le sfide demografiche comunque, con la bassa produttività, col debito alto comunque, e la disoccupazione finirebbe per aumentare. Allo stesso tempo, però, visioni irrealistiche dell'integrazione europea non sono una risposta. Non siamo un'unione in cui alcuni paesi, l'ho già detto prima, pagano in permanenza per altri. Sperarlo di diventare, al momento, è giusto sperarlo, ma sperare di diventare come altri paesi, dove varie parti del paese si aiutano vicendevolmente, ma se si spera, diciamo, se si guarda a questo obiettivo e si vuole perciò condizionare la realtà presente, questo secondo me è più una distrazione dalle nostre responsabilità. Quindi la migliore maniera per rispondere ai timori dei nostri cittadini è di tracciare una rotta che sia allo stesso tempo ambiziosa e pragmatica, che implichi un'azione a livello nazionale ove necessario e l'integrazione a livello europeo ove opportuno. L'impulso impresso dalla politica monetaria insieme con le riforme strutturali e i mutamenti strutturali che i governi devono avviare sono parte di questo percorso. Contribuirebbero grandemente a creare un'unione più stabile, capace di generare più crescita e più inclusione. E naturalmente sono persuaso che questo Parlamento, come sempre, avrà un ruolo centrale in questo processo. Grazie. Grazie. Grazie signor Presidente per questa sua ampia introduzione. È perfino superfluo da parte mia dire che ora tocca a noi non andare off topic, rimanere sul binario così significativamente aperto da questa relazione e meno che mai evitare di trascinare il Presidente Draghi in dispute fra noi o in dispute interpartitiche. Allora, prendono ora la parola per le loro domande il Presidente Bordo, il Presidente Boccia, poi rapidamente io stesso e poi i colleghi nell'ordine preannunciato, gli onorevoli Causi, Pisano, Ruocco, Villarosa, Busin, Buttiglione, Bernardo, Marcon, Paglia, Sottanelli, Galgano, Fautilli, Barbanti. Presidente Bordo, la prego. Grazie Presidente Capezzoni. Intanto grazie al Presidente Draghi per l'audizione di oggi che conferma la sua grande attenzione e quella della Banca Centrale nei confronti dei Parlamenti nazionali. La Commissione da me presieduta, la Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera, apprezza ovviamente molto l'azione che è stata condotta dalla BCE negli ultimi anni per contrastare la crisi, avvalendosi sia di misure convenzionali che non convenzionali, consentite dalle sue competenze istituzionali e superando in molti casi anche l'opposizione di alcuni paesi importanti e banche centrali nazionali. In particolare, l'intervento più recente della Banca Centrale ha avuto il merito di determinare condizioni favorevoli alla ripresa dell'economia europea, garantendo in un contesto già caratterizzato da tassi di interesse molto bassi la possibile erogazione, come lei stesso diceva, del credito a imprese e famiglie e il deprezzamento del cambio che è essenziale per la competitività delle esportazioni europee a livello globale. In questo modo si è creato un ambiente favorevole alla ripresa che a mio avviso postula tuttavia anche misure di stimolo della domanda con effetto a breve termine sia a livello europeo che nazionale.
E a tal proposito vorrei rivolgerle due domande specifiche. Le chiedo innanzitutto sul piano Juncker, atteso che tra l'altro è questo uno degli argomenti che stiamo anche trattando nella discussione in queste settimane nostre in Commissione Quinta e Quattordicesima, che è l'unico strumento di stimolo degli investimenti definito a livello europeo. E le chiedo se questo strumento sia adeguato allo scopo ed in particolare se sia realistico, come si prevede, l'effetto leva di 1 a 15 o 1 a 14 che la garanzia europea di 21 miliardi dovrebbe produrre, perché dalle nostre valutazioni ci sembra che la garanzia messa a disposizione per consentire poi a questo strumento di produrre i benefici o gli obiettivi previsti, moltiplicati quindi fino ad arrivare a 315 miliardi di euro, la garanzia non sia del tutto sufficiente. In secondo luogo, e concludo, vorrei chiederle se non sia opportuno porre in essere a livello nazionale, oltre alle riforme strutturali che sono assolutamente fondamentali e lei ha fatto bene a sottolinearlo, anche ulteriori misure di stimolo immediato della domanda. E quali, secondo lei, possono essere queste misure, avvalendosi anche dei cosiddetti margini di flessibilità nell'applicazione del patto di stabilità consentiti dalla recente comunicazione della Commissione europea? Grazie. Grazie Presidente Bordo. Presidente Boccia. Sì, grazie Presidente Draghi per la sua relazione esaustiva. Una semplicissima riflessione e due domande secche. Dal luglio 2012, dal suo Whatever It Takes di Londra, e quindi dagli OMT al quantitative easing di questi giorni, di fatto sono stati stabilizzati i mercati finanziari e la quantità di liquidità immessa nel sistema è sotto gli occhi di tutti, e questa ha oggettivamente consentito ai paesi con i debiti sovrani più pesanti in qualche modo di avere uno strumento straordinario di governo di quelle complessità. Come lei sa, il passaggio di quella liquidità al piano inferiore, alle imprese, è un passaggio complesso. Molte nostre banche sono corte di capitale ogni volta che prestano soldi all'impresa del signor Rossi, e questa condizione è una condizione che oggettivamente non la si risolve tirando la giacca alle stesse banche che ti ridicono: ma noi siamo corte di capitale, ogni volta che prestano soldi l'impatto sui nostri bilanci è un impatto che è sotto gli occhi di tutti. Allora le chiedo se non pensa che il passaggio successivo per completare davvero l'unione bancaria sia, una volta per tutte, mettere l'economia reale nella condizione di ottenere il credito che oggettivamente, con questa massa di liquidità esistente, è possibile ottenere. Ed è una liquidità che in questo momento intercettano i grandi investitori, i fondi di investimento, ma non arriva al piano inferiore, che è quello dell'economia reale. L'economia reale di un'Europa che, come lei giustamente ci ha ricordato, è caratterizzata da una bassa produttività, e io ricordo a noi stessi che restiamo il 7% della popolazione mondiale, che però produce il 25% della popolazione mondiale, che finanzia il 50% del welfare mondiale. E siccome non ci stiamo ringiovanendo ma stiamo invecchiando, avendo alla nostra sinistra gli Stati Uniti più giovani di noi che corrono, e alla nostra destra l'Oriente e la Cina molto più giovani di noi, la condizione è oggettivamente molto complessa. E forse questa spinta al sistema bancario potrebbe essere una spinta che può solo arrivare da Bruxelles, Strasburgo e Francoforte. E infine una domanda secca invece sulla BCE: se potrà acquistare, mi ricollego alla domanda del Presidente Bordo, obbligazioni emesse per il finanziamento dei progetti connessi al piano Juncker per ridurre l'effetto leva e anche gli stessi tassi, tenuto conto che il piano Juncker al momento, ci stiamo lavorando su, il Parlamento italiano uscirà fuori con una risoluzione a breve, è una maxi garanzia da 21 miliardi con delle differenze, ma tale è. E quindi, se dobbiamo stimolare gli investimenti privati, sapere che BCE potrà sottoscrivere quelle obbligazioni potrebbe essere di aiuto a tutti. Grazie. Grazie Presidente Boccia, 3 minuti anche per me.
Signor Presidente Draghi, una considerazione e tre domande. La considerazione. Io credo che bisogna dare atto molto positivamente a lei di avere voluto e saputo utilizzare i poteri della BCE nella massima misura possibile, anche confrontandosi con interlocutori non sempre simpatetici, come sappiamo, con l'obiettivo di offrire ai governi nazionali e all'economia europea quelle che potremmo definire bombole d'ossigeno a tempo. Ora però, a mio avviso, occorre che i governi adottino coraggiose misure supply side. In primo luogo, a mio parere, un drastico taglio della pressione fiscale con relativi tagli di spesa pubblica e poi una strategia di attacco al debito pubblico. Mi auguro che l'attuale ceto politico, al di là delle distinzioni di schieramento, ne abbia il coraggio e la convinzione per non sciupare questa occasione. E allora le tre domande. Primo, non teme che in particolare in Italia i circuiti, in primo luogo bancari, di trasmissione verso l'economia reale di questa iperliquidità siano drammaticamente ostruiti e che quindi alle famiglie e alle imprese possa giungere meno del previsto, meno del necessario? E per onestà intellettuale devo dirle che chi le parla non è favorevole ad alcune interpretazioni che in Italia si tende a dare della cosiddetta bad bank, e cioè di salvataggi a spese del contribuente, magari a vantaggio di gruppi dirigenti che non sono in grado di ricapitalizzare. Seconda domanda. Esercitiamoci sullo scenario meno positivo, che è sempre un metodo di lavoro da seguire. Poniamo che purtroppo i governi nazionali, come troppe volte è avvenuto in passato, indipendentemente dal segno politico degli esecutivi, non colgano o non colgano appieno questa occasione. Poniamo cioè che simultaneamente la crescita in Italia resti magari poco sostenuta e invece lo stock di debito resti alto. A quel punto, alla fine del 2016, cioè alla fine dell'operazione quantitative easing, non c'è il forte rischio che i mercati giudichino sempre meno sostenibile il debito pubblico italiano? Tra l'altro, essendo stata stabilita la responsabilità delle nazioni, delle banche centrali nazionali per l'80% per la garanzia sui nuovi acquisti di titoli, ciò può dare motivo ai mercati per differenziare i rischi di insolvenza quando il quantitative easing finirà. Posso chiederle di esercitarsi su questo spiacevole scenario che a mio avviso dovrebbe a maggior ragione indurre la classe politica, tutta la classe politica, a scelte molto liberali, molto coraggiose e molto urgenti. In particolare, può indicarci un tasso di crescita obiettivo almeno sufficiente, tale da poter concludere che per un verso il QE ha funzionato e che per altro verso l'Italia ha ben sfruttato l'occasione? Lo dico direttamente fuori dai denti, un tasso di crescita dello 0,5-0,6 non sarebbe forse deludente, come io personalmente penso? E infine, terza e ultima domanda, negli ultimi anni il processo di risanamento italiano le è parso orientato alla crescita oppure, come io temo, troppo sbilanciato sul lato delle maggiori entrate? A suo avviso l'Italia sta facendo passi sufficienti, a mio avviso sempre più necessari, per ridurre spesa e debito? Ho concluso e ora alla parola l'onorevole Causi. Sì, grazie. Saluto il Presidente Draghi a nome del gruppo del Partito Democratico, lo ringrazio. Penso che sia opportuno esprimere anche un senso di orgoglio per il fatto che sia un nostro concittadino, un italiano, a ricoprire in questa fase storica un ruolo così importante. Importante non solo perché la BCE è importante, ma perché si tratta di un'istituzione che sta compiendo un lavoro cruciale, non solo per contrastare la crisi, ma anche per costruire consenso intorno a politiche comuni, superando ostacoli di grandissima rilevanza che nascono nei diversi paesi europei dalle differenze di storia, di culture, di costituzioni formali e materiali, di radicati punti di vista delle pubbliche opinioni. Noi vorremmo in un futuro che speriamo prossimo vedere all'opera anche altre istituzioni propriamente federali come la BCE, anche per non lasciare sola la politica monetaria, che è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché l'Europa possa compiere passi avanti nella sua incompiuta costruzione politica e istituzionale e perseguire obiettivi economici e sociali più ambiziosi. La prima domanda che vorrei fare al Presidente Draghi è riferita al fatto che alcuni temono che possa nascere una contraddizione fra quantitative easing
e nuove strette sui requisiti prudenziali per le banche. Le cito a proposito un recente intervento del vice direttore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, che quoto, dice: in questa fase un ulteriore inasprimento dei requisiti di capitale e di liquidità per le banche rischierebbe di frenare l'offerta di credito, allontanando la ripresa economica. In sostanza occorre coordinare l'attività di supervisione microprudenziale con l'esigenza di carattere macroprudenziale. Io vorrei sapere l'opinione del Presidente Draghi su questo punto. Una seconda questione è che sempre alcuni ritengono che le normative europee di supervisione bancaria non siano del tutto soddisfacenti in tema di valutazione della rischiosità dei titoli sovrani e di valutazione anche degli strumenti finanziari di carattere più tipicamente speculativo. Voglio ricordare che di questo punto di vista, proprio in questa sede parlamentare, sia pur sommessamente, prudentemente, si è fatto anche latore il governatore Visco. Ciò determina delle asimmetrie e degli svantaggi che colpiscono in particolare paesi come l'Italia, che ha debito pubblico alto e tradizione bancaria da banche commerciali piuttosto che da banche di investimento. Oltre a gradire di sapere cosa ne pensa il Presidente Draghi, gli domando se sia possibile pensare ad una revisione di alcune di queste norme, sempre con l'obiettivo di rendere massimamente efficaci i processi di trasmissione del quantitative easing all'economia reale. Terzo, uno degli effetti dei nuovi sistemi di regolazione è che occorre ridurre il bancocentrismo nel finanziamento dell'economia. Questo è un impatto di particolare rilievo per l'Italia, per le tradizioni storiche del rapporto banca-impresa in Italia. E allora vorrei domandare al Presidente Draghi: attraverso quali canali e predisponendo quali tipi di strumenti il quantitative easing possa esercitare effetti positivi sui flussi di finanziamento non bancario alle imprese e all'economia. Vorrei anche domandargli in Europa quanto contano gli squilibri macroeconomici e non soltanto quelli finanziari, e quanto dovrebbe contare di più la procedura per gli eccessi, per gli eccessivi squilibri macroeconomici, e infine un giudizio sulle riforme strutturali in Italia, ma soprattutto su quella che è stata varata l'altro ieri dal Parlamento e che è di competenza dell'istituzione che Draghi presiede, e cioè la riforma delle grandi banche popolari. Grazie onorevole Causi. Ora interviene l'onorevole Pisano per un minuto. Prego. Grazie, gentile Presidente Draghi. La descrizione della realtà economica europea che lei ha fatto in questo suo intervento, vista dalla prospettiva meridionale da cui mi trovo, sembra a dir poco fantasiosa, ma torno un po' invece al suo compito specifico. Noi italiani e segnatamente noi meridionali per decenni abbiamo subito la unitarietà della politica monetaria italiana, che ha prodotto sempre maggiori tassi reali al sud rispetto al nord, cosa che ha continuativamente aggravato la distanza tra il nord e sud, nonostante sia stato possibile beneficiare di sistematiche politiche fiscali di vantaggio per le aree economicamente depresse, oggi non consentite dai trattati, divaricando la distanza tra due economie, mentre si è cercato inefficacemente di ridurre il gap per altre vie. Riprodurre a livello europeo l'errore storico fatto dalla politica economica italiana unitaria deve essere evitato a tutti i costi. La differenziazione dei tassi di interesse reali non solo confligge con gli intendimenti e lo scopo statutario della BCE, ma aggrava il potenziale inflazionistico già implicito nelle aree più ricche e più esposte al surriscaldamento dell'economia, mentre parallelamente aggrava in senso inverso le difficoltà e la modestia della competitività delle aree più in ritardo nello sviluppo. La BCE non può operare il suo mandato con un unico tasso europeo in maniera così generale e cieca rispetto ai differenti tassi inflattivi locali. Le chiediamo caldamente cosa intendete fare per ovviare a questa anomalia destabilizzante dell'intera area euro. Grazie. Grazie. Interviene per un minuto l'onorevole Ruocco. Prego. Grazie Presidente. Grazie. Molto bene le riforme cui lei faceva riferimento, però bisogna affrontarle contemporaneamente con un tema etico e di trasparenza che deve assolutamente entrare in gioco nelle contrattazioni finanziarie. Quindi trasparenza sui rischi che gli investitori corrono nel momento in cui approcciano prodotti finanziari. Quindi la mia domanda è:
la seguente: perché non inserire nei prospetti informativi che adesso vengono sottoposti agli investitori, chiunque si siano, anche pubblici, ricordiamolo, perché non inserire in questi prospetti informativi lunghi di 150 pagine, che sono abbastanza poco leggibili, delle semplici analisi probabilistiche per mettere sullo stesso piano, per vincere quelle asimmetrie informative tra chi produce il prodotto appunto finanziario e chi investe in quello stesso prodotto finanziario, perché queste asimmetrie informative insieme con una mancanza di etica e di trasparenza sono una fortissima concausa delle crisi finanziarie nonché degli scandali cui siamo tenuti purtroppo ad assistere. Grazie. Grazie. Interviene ora per un minuto l'onorevole Villarosa. Grazie Presidente, andrò veloce. Allora, in merito al quantitative easing, secondo lei quante risorse del CUI andranno a sostenere imprese e famiglie, quindi economia reale? Quali sono le regole di comportamento imposte al sistema bancario, se ci sono? E quali sono i vincoli specifici introdotti per tale operazione? In merito invece all'unione bancaria, il governo ha presentato la trasformazione in SPA delle banche popolari come frutto di una vostra indicazione. Il limite massimo di attivi per le popolari è stato però fissato ad 8 miliardi, mentre la BCE, per differenziare le banche sistemiche, utilizza come limiti 30 miliardi di attivi. È vero che il consiglio arriva dalla BCE ed è giusto utilizzare 8 miliardi come limite? Invece, in merito alla politica monetaria, in particolare all'utilizzo di strumenti derivati, noi in Italia abbiamo 40 miliardi di euro di buco potenziale sui derivati contratti dallo Stato. Uno di questi accordi, lacrime e sangue per l'Italia, ormai famoso, è stato contratto nel 94 mentre lei era dirigente del Tesoro, per poi passare alle dipendenze di Goldman Sachs. Lei però non è l'unico ad aver lavorato con questi fornitori dei servizi dello Stato, lei per Goldman Sachs, suo figlio per Morgan Stanley, ma inoltre Siniscalco, La Via, Monti, Gianni Letta, Romano Prodi, Tononi e tanti altri. Secondo l'Olaf si verifica conflitto potenziale di interessi nel caso in cui il funzionario dovesse assumere in futuro responsabilità specifiche ufficiali, ossia in conflitto con le precedenti. Non crede sia arrivato il momento di introdurre una norma per tutti i paesi europei che vieti espressamente queste situazioni oscure? Grazie. L'onorevole Busin interviene per 3 minuti, prego. Grazie Presidente, io avevo 2 domande secche da fare. La prima è se volevo conoscere l'opinione del Presidente Draghi sull'ipotesi di istituzione di una bad bank che si faccia carico dei crediti in sofferenza, comunque incagliati, del sistema creditizio, in modo da liberare la loro capacità di concedere e erogare credito al sistema delle imprese in generale, dell'economia reale. E la seconda, se si aspetta che l'attuale politica monetaria della intrapresa, mi riferisco ovviamente al quantitative easing, possa avere dei riflessi positivi o comunque possa aiutare a correggere gli squilibri della bilancia commerciale dei vari paesi europei, in particolare della Germania, che è ormai in conclamata violazione della soglia del 6% nel rapporto fra surplus e PIL, come stabilito dal Six Pack. Sono 5 anni che ormai la viola e in caso di risposta negativa, cosa potrebbe intraprendere la BCE, quali iniziative per correggere questo squilibrio? Grazie. Grazie. Interviene ora per 1 minuto e mezzo l'onorevole Tancredi. Grazie Presidente. Io approfitto, Presidente Draghi, dell'ultima parte del suo intervento, e cioè quello che richiama alla necessità di investire maggiormente le istituzioni europee dei problemi e dei dossier importanti all'attenzione dei Paesi membri in questi anni, e soprattutto quello che riguarda la convergenza delle politiche, il coordinamento delle politiche economiche. Anche sue dichiarazioni degli ultimi giorni, io ho registrato con piacere che da un'istituzione come la sua arrivino, hanno parlato di una maggiore legittimazione democratica delle stesse istituzioni. Allora le chiedo, i tempi sono maturi secondo lei, le chiedo un'opinione naturalmente, per la revisione dei trattati, per una maggiore investitura delle istituzioni europee? Secondo me è un passaggio centrale e non è così vicino all'applicazione del Trattato di Lisbona per non pensare di mettere mano ai trattati. E a questa maggiore investitura delle istituzioni europee in tutti i campi, ma soprattutto nei campi dei dossier economici e del coordinamento delle politiche economiche, secondo lei non deve rispondere anche una legittimazione democratica con un'investitura
elettorale di queste istituzioni. Grazie. Grazie. Interviene per un minuto e mezzo l'onorevole Bernardo. Grazie. Grazie Presidente per l'occasione di oggi e anche per il lavoro che lei sta svolgendo in qualità di Presidente della BCE, direi nell'interesse del sistema paese italiano. Per quanto per ragioni diplomatiche non si possa dire ad alta voce, lo svolgiamo noi come considerazione. Due domande, come diceva prima il Presidente Boccia, secche. Una, quale sia il suo pensiero sulla eventuale costituzione di una bad comp, di una bad bank, in un momento come questo e rispetto anche all'interlocuzione che il nostro governo da una parte e Banca Italia sta affrontando con gli organismi di politica monetaria internazionale. L'altra, che ha anche sfaccettature di carattere, diciamo, definiamola anche un po' più politico, è: qualora la BCE e lei, per quanto arrivi nel tardo periodo del 2011, avesse deciso di adoperare strumenti nel corso del 2011 simili a quelli poi degli anni successivi, lo spread a 570 l'avremmo potuto avere anche a quell'epoca rispetto ad oggi, quindi frutto delle politiche monetarie sviluppate dalla BCE negli anni successivi? Grazie. Grazie. Ora la parola il collega Marcon per un minuto e mezzo. Grazie Presidente, ringrazio il Presidente Draghi. Due domande su due punti che il Presidente ha citato nella sua introduzione. Ha usato spesso le parole convergenza e riforme strutturali. Riguardo alla convergenza, si parla spesso del rapporto deficit-PIL, del debito, ma diciamo, si parla molto meno frequentemente della questione della bilancia commerciale. Noi abbiamo, posso dire, un problema molto serio in Europa, che è quello degli squilibri territoriali e regionali. Ricordo che la Germania nel mese di dicembre ha avuto un surplus del 7,5%, che supera di un punto e mezzo quello consentito dai trattati. Allora, siccome lei ha detto che non ci possono essere creditori permanenti e debitori permanenti, se ho scritto bene la sua frase, io direi non ci possono essere esportatori permanenti e importatori permanenti, cosa può fare l'Europa e cosa può fare la BCE soprattutto per cercare di, come so dire, intervenire su questo squilibrio, su questa mancata convergenza che è alla base anche dei problemi che abbiamo nell'Eurozona e nell'Unione Monetaria. La seconda domanda rapidamente è questa: ma le riforme strutturali hanno funzionato, stanno funzionando? Perché all'inizio della crisi il debito pubblico, lo stock di debito nei paesi dell'Eurozona era circa il 65%, oggi siamo circa il 92-93%, quindi c'è un problema, cioè, che riguarda, posso dire, il funzionamento di queste politiche. Allora, non crede lei che, e chiudo su questo, che questo squilibrio che è plastico tra i 1.000 miliardi di soldi pubblici per l'operazione, l'iniziativa della BCE e i 21 miliardi messi a disposizione per il piano Juncker siano la fotografia di questo errore, diciamo, che l'Unione Europea sta facendo, che nei paesi dell'Eurozona stanno facendo, cioè quella di non dare adeguato peso alle politiche di intervento e di investimento pubblico per far uscire dalla crisi i nostri paesi. Grazie. Grazie. Interviene il collega onorevole Paglia per un minuto e mezzo. Sì, grazie e grazie al Presidente Draghi per essere qui. Converrà il Presidente che il fatto che l'unica possibilità che abbia questo Parlamento di interloquire con un'istituzione europea sia farlo con la Banca Centrale è un problema, perché è l'unica. E questo credo sia un primo tema che noi dovremmo avere la capacità politicamente di mettere al centro, l'unica e non democratica, ma questa non è certo una colpa del Presidente della BCE. Vengo a quelle che sono le due domande che vorrei fare, che attengono al quantitative easing. Il tema è questo: esiste una scuola di pensiero a cui io personalmente appartengo, comunque che trovo convincente, che sostiene che l'esperienza statunitense di quantitative easing abbia avuto successo sostanzialmente per due fattori. Il primo, avere una borsa valori e un sistema finanziario molto forte, capace di assorbire grandi quantità di capitali e poi di redistribuirli sul sistema economico, arricchendo complessivamente le famiglie. Il secondo tema è quello di finanziare attraverso i bond direttamente l'economia reale, che quindi ha possibilità di finanziarsi a basso costo senza passare per il tramite bancario. E l'ultimo decisivo tema, il fatto che attraverso il quantitative easing lo stesso Stato centrale, l'amministrazione federale statunitense, ha avuto la possibilità di alzare molto il deficit spending a basso costo, perché si tenevano bassi i tassi. Ora, in Europa, in particolar modo in Italia, io non vedo nessuna di queste tre condizioni. Noi non potremo utilizzare deficit pubblico perché permane il fiscal compact e anzi viene potenzialmente rafforzato.
Io mi chiedo se anche i saldi di bilancio migliori dell'Italia, per esempio, saranno utilizzati per pagare più rapidamente gli interessi o per avere margini di spesa pubblica. Non abbiamo una borsa valori particolarmente sviluppata né l'abitudine di finanziarci tramite bond. Quindi mi chiedo dal suo punto di vista se queste cose siano corrette o se invece il quantitative easing all'europea avrà lo stesso successo di quello americano. Grazie. Interviene ora per un minuto il collega Sottanelli. Grazie Presidente Draghi per l'ampia relazione e per l'ottimo lavoro che sta svolgendo. A nome del gruppo di Scelta Civica, telegraficamente due domande. Il quantitative easing è stato uno dei primi esercizi di politica monetaria europea, seppur parziale, che sicuramente ha ridotto i rischi per il mercato stabilizzando lo spread. Ora il punto essenziale per l'Italia è passare da un aumento della liquidità disponibile a una maggiore disponibilità di credito per le imprese e per le famiglie. Secondo lei, quali strumenti normativi e regolamentari potranno riattivare la domanda interna e aumentare il credito disponibile e quali strumenti servirebbero per assicurare che questa maggiore liquidità si traduca in maggior credito? Per noi di Scelta Civica questo è il punto centrale per la finanza delle imprese e delle famiglie che possa davvero aiutare la ripresa e la crescita. Infine, quali effetti si attendono sullo spread in relazione all'adozione del quantitative easing e se è ipotizzabile entro il 2015 che si possa tendere all'azzeramento dello spread? Grazie. Interviene il collega Librandi per un minuto. Grazie Presidente per il prezioso lavoro. Molte aziende italiane e europee sono avvantaggiate dal dollaro così alto, altre sono svantaggiate come la mia per esempio perché compriamo tante materie prime in dollari. Naturalmente ci stiamo attrezzando e strutturando per aumentare i prezzi e per ottenere il risultato che lei ha dichiarato prima dell'inflazione al 2%. Ma mi domando, come reagiranno? Come sarà la politica monetaria degli altri paesi, l'America e la Cina? Ci dobbiamo aspettare anche da parte loro un quantitative easing? E poi, oppure ci dobbiamo aspettare un dollaro o un euro di pari, così che rappresentino una moneta unica dell'Occidente che favorisca un'accelerazione dell'integrazione commerciale tra le due sponde dell'Atlantico, rafforzando magari dunque le due economie, le uniche due libere delle democrazie di mercato. Grazie. Grazie a lei, onorevole Librandi. Interviene ora la collega Galgano per un minuto. Grazie Presidente Draghi. Due domande. La prima è relativa alla lista iniziale di istituzioni internazionali e sovranazionali e agenzie localizzate nell'area euro, i cui titoli potranno essere comprati in relazione al progetto del quantitative easing. La mia domanda riguarda come è stata selezionata la lista e come mai mancano istituzioni italiane da questa lista. La seconda domanda riguarda invece le indiscrezioni che sono state riportate dal Financial Times sul fatto che la BCE si accingerebbe a vietare alle banche greche l'acquisto ulteriore di bond. Quindi la mia domanda è: ma nella sua valutazione questo può avvicinare il default, la Grecia al default? Grazie. Bene, le ultime due domande, il collega Fautilli per tre minuti. Sì, grazie. Presidente Draghi, grazie per questo importante contributo che oggi ci ha offerto. Anche noi apprezziamo il ruolo che la BCE sta svolgendo con la sua guida al fine di uscire dalla recessione, almeno per quanto riguarda il nostro Paese, e rilanciare la crescita. In questi giorni, come Commissione Bilancio, già è stato ricordato, abbiamo effettuato una serie di incontri, di audizioni con soggetti istituzionali, nazionali ed europei
interessati alla governance del piano Juncker. E da più parti, anche parti autorevoli, è emerso che le risorse effettive messe in campo sarebbero insufficienti rispetto ai fabbisogni emergenti. Per cui la sola reale speranza di crescita è fortemente legata alla capacità di attivazione di investimenti privati attraverso un effetto moltiplicatore, come è stato detto e più volte ribadito, con un rapporto da 1 a 14, 1 a 15, che porterebbe, secondo la Commissione europea, ad un totale di 375 miliardi di euro di investimenti. Ecco, la domanda è: non ritiene anche lei un po' ottimistica tale previsione, anche alla luce del fatto che gran parte dei fondi sarebbero destinati a progetti infrastrutturali a lungo termine, la cui redditività è di per sé incerta e quindi sicuramente poco attraente per gli investitori privati, che probabilmente saranno più propensi a scegliere i progetti meno rischiosi e con un rendimento più certo o più ravvicinato nel tempo? Ecco, se così dovesse essere, quale sarebbe la fine del piano? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è collegata a questa prima e riguarda sempre il problema delle risorse ed è la seguente: perché non si procede e quali siano quindi gli ostacoli principali all'avvio degli eurobond? Tenendo conto che le motivazioni contrarie risiedano sostanzialmente nel fatto che i paesi più virtuosi dovrebbero accollarsi un onere aggiuntivo in termini di costo del debito a favore dei paesi meno virtuosi. Vi sarebbe inoltre il rischio ulteriore che la protezione offerta dagli eurobond favorisca il cosiddetto azzardo morale, finendo per incentivare in generale politiche fiscali e di bilancio ancora meno rigorose, esacerbando la discrasia tra nazioni rilassate e nazioni virtuose e appesantendo l'onere sopportato da queste ultime. La prospettiva degli eurobond incontra inoltre alcune difficoltà oggettive, dal momento che essa potrebbe richiedere una riforma dei trattati europei e dei ruoli e compiti affidati per via statutaria alla Banca Centrale Europea. Alcuni economisti, tra questi Romano Prodi e Alberto Quadrio Curzio, ad esempio, hanno proposto la creazione di obbligazioni sovrane denominate Euro Union Bond, garantite dalle riserve auree detenute dai paesi della zona euro, ammontanti a circa 450 miliardi di euro, una buona fetta delle quali, 180 miliardi circa, sono possedute dall'Italia. Alla garanzia aurea si aggiungerebbe quella basata sul pegno di azioni di società sotto controllo statale, vedi Eni, Enel, Finmeccanica, Poste ed eccetera, di cui i due proponenti, sempre i due professori a cui facevo riferimento, ritengono possibile la privatizzazione. La dotazione così creata, denominata Fondo Finanziario Europeo, ammonterebbe a circa 1.000 miliardi di euro. Grazie. E infine l'ultima domanda del collega Barbanti. Grazie Presidente. Allora, il compito di contrastare l'inflazione e garantire un'ordinata dinamica dei prezzi attorno a un target ben definito e condiviso ha portato la BCE a vincere l'inflazione vera e propria e successivamente a combattere anche la deflazione. Le rilevazioni statistiche che ella ha più volte riportato, che lei ha più volte riportato nei mesi scorsi, evidenziano una marcata differenziazione dell'andamento della deflazione e dell'inflazione nelle varie aree d'Europa, cosa che si accompagna ovviamente a differenze a livello di occupazione, dell'evoluzione del PIL e del gettito fiscale. Oggi il tasso di interesse reale pagato agli operatori delle aree a maggior deflazione di gran lunga più elevato di quello pagato agli operatori delle aree più avanti nello sviluppo. Mi chiedo come si può riuscire nell'intento di portare tutta l'economia di Eurolandia allo stesso target di inflazione senza differenziare l'azione di politica monetaria e creditizia a seconda delle esigenze che si evidenziano zona per zona. In altre parole, non sarebbe meglio che la BCE applicasse politiche di fine tuning in grado di adattare la sua azione al fine di garantire l'univocità del tasso di interesse reale in luogo di quello nominale? Altra cosa, la SSM Regulation ha conferito alla BCE il compito di vigilare su disclosure e reporting. La BCE però in alcuni casi specifici di banche grandi ha detto di non ritenersi responsabile per la falsificazione di bilancio e non sentirsi in obbligo di dover intervenire per verificare. È vero che il tema del falso in bilancio riguarda più soggetti, però è pur vero che la BCE è interessata per quanto concerne la sana e prudente gestione. Per tali motivi, come si concilia questa posizione con quanto espressamente previsto dall'SSM? Ultimissimo e sarò rapidissimo, compriamo la BCE compra titoli di Stato sulla base dell'indicazione di società di rating
che non sono neanche in Europa, sono straniere, estere. Mi chiedo, non è il caso di rivedere questo sistema o di fare finalmente un'agenzia di rating europea o di valutare questi titoli in altro modo e non affidarsi a terzi? Grazie. Grazie, siamo stati tutti nei tempi. Il Presidente Draghi ora risponderà alle domande oggetto del tema dell'audizione. Per la verità abbiamo messo sul tavolo temi che potrebbero portare il Presidente Draghi a stare con noi da qui alla fine dell'operazione quantitative easing fino al novembre del 2016. Deciderà lui per quanto tempo da qui ad allora sarà in nostra compagnia. Prego Presidente. Grazie, grazie delle domande. Sono tante e spero di riuscire a rispondere a tutte. Dunque, o a quasi tutte perlomeno. La prima è una domanda che è ritornata più volte, e cioè in che modo o in che misura l'impulso monetario creato col quantitative easing si trasferisce in più credito all'economia reale, alle famiglie e alle imprese. Ma noi siamo convinti che lo faccia, tant'è che le previsioni che la Banca Centrale Europea ha pubblicato all'inizio di marzo per la crescita nell'area dell'euro, come dicevo prima, sono state aumentate, sono cresciute in maniera abbastanza significativa. Quindi, nel comunicato che ho fatto in occasione della conferenza stampa dopo questi provvedimenti, viene esplicitamente detto che queste previsioni sono condizionali a un'attuazione, a una piena attuazione del programma. Quindi c'è un nesso che la Banca Centrale vede tra questo e la trasmissione all'economia reale, alle famiglie, alle imprese. Questo nesso, naturalmente, nella nostra area, qui rispondo anche a un'altra domanda, quanto sarà questo, visto che le condizioni che noi abbiamo sono quelle di un mercato basato prevalentemente sulle banche e non sul mercato dei capitali. L'80% dell'intermediazione europea è via bancaria. Questa percentuale negli ultimi 2-3 anni è scesa un po' perché effettivamente il mercato dei capitali si sta sviluppando, ma è ancora predominante. Come mai? Questo dipende anche dal fatto della struttura industriale che c'è nell'economia europea, che è prevalentemente fatta di piccole imprese. Le piccole imprese hanno evidentemente dei rischi di credito che non sono gli stessi di un'impresa grande e quindi hanno bisogno, per poter essere, come dire, valutate, prezzate nel loro credito, hanno bisogno di una maggiore trasparenza. In futuro quello che si sta cercando di fare, certamente uno degli obiettivi della cosiddetta unione dei mercati dei capitali, è quello di mettere anche le piccole imprese in condizione di emettere titoli sul mercato. Per questo però bisogna rafforzare molto la trasparenza sui bilanci delle piccole imprese e standardizzare le condizioni di informazione. Questi sono tutti progetti per il futuro. Ad oggi la struttura basata essenzialmente sulla piccola impresa, tenete presente che tra il 70 e l'80% dell'occupazione nell'area dell'euro è generata da piccole e medie imprese, chiama necessariamente un sistema creditizio fondato sulle banche, capaci, almeno uno lo spera, di analizzare e capire le condizioni di rischio, le condizioni di credito delle piccole e medie imprese. Ma la domanda è, ma allora il QE avrà efficacia lo stesso come con un'economia essenzialmente basata sul mercato dei capitali? Dunque, intanto, se vediamo l'effetto del quantitative easing nel Regno Unito, che è più o meno come noi in termini di presenza e di percentuale dell'intermediazione basata sulle banche, il quantitative easing ha avuto effetto. In Giappone, che è un altro paese basato essenzialmente sulle banche come noi, ha avuto effetto. Perché i canali sono tanti. C'è un canale che parte dal riaggiustamento del portafoglio, per cui c'è una sostituzione di attività finanziarie. C'è un canale che guarda la diminuzione dei tassi di interesse causata dal QE, ma poi c'è un canale che passa attraverso la variazione del tasso di cambio. Oggi quell'effetto sul tasso di cambio è stato indubbiamente significativo. È iniziato con l'aspettativa che si arrivasse al QE e poi si è molto rafforzato con l'attuazione del QE. C'è una stima, voglio darvi una stima della Banca d'Italia su questo. La riduzione dei tassi a lungo termine, l'altro sviluppo significativo, devo dire molto significativo, è che i tassi di interesse a lungo si sono abbattuti molto di più di quanto non fosse prevedibile un paio di mesi fa.
Questo conta molto per gli investimenti, perché quello è il tasso a cui vengono valutati gli investimenti delle imprese. Qui dicevo, la riduzione dei tassi a lungo termine e il deprezzamento del cambio dovrebbero esercitare un impatto positivo sul livello del PIL italiano pari a circa un punto percentuale entro il 2016. Gli effetti complessivi potrebbero essere addirittura maggiori tenendo conto di quelli che tali misure potrebbero esercitare sul clima di fiducia delle imprese e delle famiglie e sulle aspettative di inflazione e anche del fatto che tali stime sono state calcolate un paio di mesi fa prima della forte correzione ulteriore al ribasso dei tassi di interesse. Quindi in sostanza questa indagine della Banca d'Italia ci dice che l'impatto, che la previsione in Italia, sull'area dell'euro noi non abbiamo dubbi, ma in Italia anche l'impatto è abbastanza significativo e positivo. Tenete presente poi c'è un altro canale, se il QE ha effetto sulle aspettative di inflazione, nel senso che porta le aspettative di inflazione a medio termine a crescere, questo porterà da solo a una riduzione dei tassi reali di interesse finché i nostri tassi rimangono a questo livello, cioè zero. Quindi anche questo avrà un effetto positivo sugli investimenti e sulle famiglie. C'era un'altra domanda sempre sull'effetto del QE. È stato fatto anche un paragone con quello che è successo negli Stati Uniti quando si è detto che hanno potuto avere un'espansione del deficit pubblico maggiore che da noi. E questa sicuramente è una condizione del deficit pubblico in America, che ha avuto la possibilità di essere espanso nel momento più difficile della crisi e poi di essere gradualmente ridotto secondo un piano di riduzione a breve termine, a medio-lungo termine. Mentre invece da noi il consolidamento fiscale, da noi in tutta l'area dell'euro, è stato, come dire, anticipato, è stato attuato in un tempo relativamente breve ed è stato quindi, ha avuto effetti molto più recessivi di quanto non sia avvenuto negli Stati Uniti. Sì, indubbiamente noi abbiamo delle condizioni istituzionali per cui questo non poteva che avvenire, questo quello che è avvenuto, cioè abbiamo dei vincoli, abbiamo il fatto che per statuto la Banca Centrale Europea non può monetizzare il deficit pubblico dei vari paesi, ma c'è anche un'altra condizione però che vorrei ricordare, le condizioni di partenza del debito pubblico negli Stati Uniti e nell'area dell'euro. Dicevo prima nel corso della relazione che c'è quel conto del professor Zingales che è veramente abbastanza, impressionante, cioè se noi avessimo tenuto fissa la spesa pubblica rispetto al prodotto nazionale nel 97 e avessimo utilizzato tutti i guadagni in conto interessi derivanti dal fatto della partecipazione all'euro, il debito pubblico all'inizio della crisi sarebbe stato del 67% invece che del 103%. E questo significava avere molti più soldi da poter spendere durante la crisi. Quindi insomma è una situazione complessa in cui i vincoli istituzionali hanno agito insieme però a, chiamiamoli, errori di politica economica precedenti e hanno reso la risposta alla crisi inevitabile ancora più recessiva. Questo ci porta magari anche a discutere un pochino della risposta alla crisi, ma certamente un altro aspetto che dobbiamo considerare è che in alcuni paesi la crisi, la risposta al risanamento dei bilanci pubblici ha avuto prevalentemente la forma di riduzione della spesa corrente e delle tasse. In altri paesi ha avuto prevalentemente la riduzione di maggior spesa corrente e maggiori tasse, ancor più alte tasse. La tassazione negli anni dal 2000, dal 97 ad oggi, è cresciuta, come voi tutti sapete, in maniera molto significativa. In generale l'area dell'euro l'Europa è una delle parti del mondo, forse la parte del mondo dove la tassazione è più elevata. E questo anche non può non avere effetti sulla crescita. Sul piano Juncker, molte domande erano su questo, la posizione della BCE è molto favorevole al piano Juncker naturalmente, può contribuire a fronteggiare l'attuale debolezza degli investimenti nell'area dell'euro, aiuta a rilanciare la domanda aggregata, risponde alla mancanza di finanziamenti e a certe strozzature del lato dell'offerta. Però questo piano può esplicare i suoi effetti nel medio termine?
soltanto se si verificano due condizioni. La prima è che parta presto. Per partire presto i paesi devono aderire presto. E questa è una cosa che abbiamo detto fin dal primo giorno. Quindi noi siamo molto, vediamo con grande favore a questo piano, ma è importante che alla fine passi dalla fase di disegno a quella di attuazione rapidamente. E la seconda è che questo piano venga accompagnato, e qui devo ripetere quello che dicevo prima, dalle riforme strutturali. In generale tutte le politiche di sostegno della domanda hanno un effetto molto più amplificato se sono accompagnate dalle riforme strutturali. Faccio sempre, per quanto riguarda la politica monetaria, ma vale anche per quella fiscale, faccio sempre l'esempio la BCE ha certamente ampliato le condizioni a cui le banche si finanziano e quindi le condizioni di partenza per l'erogazione del credito da parte delle banche sono straordinariamente espansive oggi, ma se noi guardiamo dall'altra parte, un giovane imprenditore che deve aspettare 9, 10, 11, 12 mesi per avere una licenza, quando ce l'ha viene tassato in maniera anche pesante per pagare per questa licenza e poi altre tasse, beh, insomma, è prevedibile, è possibile che questo giovane imprenditore si scoraggi e neanche cominci. Quindi questo per dire che l'attivazione di canali creditizi che la politica monetaria può fare deve trovare una controparte, e questa controparte la si trova più facilmente se si attuano quelle riforme necessarie che voi tutti conoscete. Un altro dei punti sollevati è stato: ma la BCE può fare qualcosa per garantire che questo stimolo vada poi alle imprese? La BCE, ricordiamoci, le banche possono non piacerci, i mercati possono non piacerci, però questi sono i canali attraverso cui si esercita l'azione della BCE. Quindi quello che la BCE può fare è cercare di mettere mercati e banche nelle condizioni migliori per dare i prestiti all'economia reale. Recentemente ha fatto anche di più, ha introdotto le cosiddette TLTRO, dove le banche possono prendere in prestito soltanto se, o comunque possono prendere in prestito a condizioni più agevolate, solo se danno fan vedere che usano questi soldi per dare prestiti all'economia reale. E in effetti sembra che abbia qualche effetto, insomma, questo. E non è però una misura molto, molto semplice, naturalmente, da monitorare. Tornando un momento al piano Juncker, mi pare che una domanda fosse se la BCE può acquistare le obbligazioni emesse necessarie per finanziare il piano Juncker. È una cosa, tanto, la BCE non può acquistare sul mercato primario, acquista sul mercato secondario. Però già oggi col QE la BCE sta acquistando o acquisterà obbligazioni emesse dalla BEI o emesse anche dalle altre istituzioni sovraeuropee sul mercato secondario, però non sul mercato primario, perché le è impedito dal trattato. Quindi questo è qualcosa certamente a cui guardare. Una domanda è stata, credo del Presidente Capezzone, è stata questa: cosa succede se i governi perdono l'occasione, questa occasione che si preannuncia favorevole nei prossimi 2 anni per attuare le riforme necessarie? Ma dunque, cosa succede? Diciamo, prima vediamo cosa succede. Succede, come ho detto, che questa ripresa è ciclica, quindi non strutturale, e quindi finito il periodo si ritorna esattamente come stavamo prima. Però su questo punto io sono abbastanza ottimista, perché proprio perché vedo le riforme necessarie come più facilmente attuabili se la situazione economica sottostante migliora. Quindi l'idea, come voi sapete, in altre parti dell'area dell'euro si dice che queste politiche monetarie espansive, come dicevo prima, rimuovono gli incentivi ai governi a fare le riforme. Io non credo che l'argomento sia abbastanza dubbio in generale, perché intanto bisogna vedere quali riforme. Se parliamo di riforma del sistema giudiziario, o parliamo della riforma del sistema elettorale, o parliamo della riforma del sistema dell'istruzione, non credo ci sia nessuna relazione tra il livello dei tassi di interesse e queste riforme. Quindi se guardiamo le riforme del mercato del lavoro, in effetti sono state fatte quando i tassi di interesse erano già caduti, quindi erano già molto bassi.
Quindi questo argomento che lega l'incentivo a fare riforme a livello dei tassi, che i tassi di interesse hanno nei mercati è dubbio. Certo, nel caso del bilancio dello Stato effettivamente lì c'è un nesso, ma io penso invece più il contrario, e cioè che una situazione economica più favorevole a cui porta questa politica monetaria sia aiuti a fare le riforme. Tra l'altro, l'idea che i governi rispondano agli incentivi che ci sono sui mercati è un'idea che trascura un altro fatto. Secondo me il maggiore incentivo a fare le riforme risiede nel guardare a quello che succede nel mercato del lavoro. Quando un paese ha tassi di disoccupazione tra il 10 e il 20%, quello è l'incentivo maggiore a fare le riforme, non il livello dei tassi di interesse. Per cui, come dico, questo argomento lo trovo un po' dubbio. Nuove misure restrittive sui capitali delle banche, sul sistema bancario. Intanto una considerazione di carattere generale: quando si interviene sul sistema bancario per sollecitare un livello di capitale più alto, una delle osservazioni che si fa è: ma così riducono i crediti intanto, poi dopo se riusciranno a trovare il capitale lo troveranno, ma intanto riducono i crediti. Ma il punto è questo: una banca che non ha capitale è come non presta già di per sé, non è che chiedendogli più capitale, non presta, ed è come una ferita che è infettata. È chiaro che per pulire questa ferita si fa al momento del male, ma alla fine l'organismo guarisce. Questa è un po' quindi le misure che tendono ad assicurare una sempre maggiore solidità del sistema bancario sono misure che portano a maggior credito, non a minor credito, nel medio periodo, non necessariamente nel breve periodo. E qui un punto riguarda i titoli sovrani. Allora, i titoli sovrani nei portafogli delle banche sono a rischio zero oggi, o più o meno. Questo perché fino al 2010, cioè fino a quando non ci fu l'accordo, il cosiddetto accordo di Deauville, il debito sovrano era considerato un'attività senza rischio di credito, rischio di mercato certo, ma senza rischio di credito. Con la prima crisi greca si vede che questo non è più vero. È una delle cause che hanno messo in moto poi la crisi nell'area dell'euro, per il debito sovrano, il contagio e così via. Allora, che piaccia o meno, questa è la situazione. Oggi i titoli sovrani non sono esenti da rischi. Non la BCE, ma l'ISRB, cioè il Board per il rischio sistemico, che io presiedo, ha fatto una, e che non è esteso solo all'area dell'euro, ma è esteso a tutte le banche centrali e vigilanti europee, ha terminato e pubblicato uno studio dove si mostra l'importanza di passare per i titoli sovrani nei portafogli delle banche da un rischio zero a un rischio diverso, cioè contenere in ogni caso il rischio che questi titoli hanno nei portafogli delle banche. E lì si presentano varie ipotesi. Naturalmente questo è la strada giusta, ma non è una strada di breve termine, perché al momento evidentemente, primo, gli squilibri che l'introduzione di nuove misure di questo tipo creerebbero sono molto significativi. Ma perché i paesi che sono in condizioni più critiche sono anche i paesi che hanno i deficit più alti, quindi i debiti più alti, e quindi le banche con maggiori portafogli, con maggiori titoli in portafoglio, con maggiori quantità di titoli in portafoglio. Ma c'è un altro motivo poi forse più importante, essenziale, ed è che modifiche di questo tipo devono essere concordate a livello internazionale, quindi a livello mondiale, perché altrimenti, e questa è un po' tutta la regolamentazione del sistema bancario che è stata introdotta negli ultimi anni, si è voluto che questa regolamentazione fosse applicata in maniera omogenea non solo in Europa ma negli Stati Uniti, in Asia. Quindi una modifica di questa regolamentazione per la sola Europa dovrebbe essere attentamente analizzata, ma non si presenta una cosa semplice, perché significherebbe mettere le nostre banche in svantaggio concorrenziale rispetto a quelle banche non dell'area dell'euro.
sulla riforma delle banche popolari, la BCE ha espresso parere, come dire, favorevole, certamente. Non entro nei dettagli, ma come voi sapete già dall'esperienza che ho fatto come direttore generale del Tesoro, personalmente non posso essere favorevole agli sviluppi che ci sono stati e alle misure che sono state proposte. L'Italia ha un numero di banche, un tempo, qualche anno fa, aveva 750 banche. 750 banche sono 750 consigli d'amministrazione. Ogni consiglio d'amministrazione avrà un minimo di 5 membri e una banca in particolare ne ha 19, o almeno ne aveva 19 fino a qualche anno fa. Ogni consigliere d'amministrazione costa, voi sapete, forse non lo so, io non lo so, ecco, ma certamente una certa cifra. Quindi vedete subito come tutto questo sistema sia molto costoso. Questi costi vengono pagati dai clienti delle banche. Quindi il caso per una, diciamo, l'argomento per un consolidamento del sistema bancario è forte. È possibile per la BCE perseguire l'obiettivo di tassi di inflazione diversi a seconda delle varie parti dell'area dell'euro? No. Non è possibile. Tutta la struttura degli obiettivi della nostra politica monetaria è basata su delle grandezze medie, non delle grandezze, delle singole grandezze nazionali. Non sarebbe d'altronde possibile fare questo che è stato, mi pare, chiamato fine tuning, per aggiustare e calibrare i tassi di interesse reali nei vari paesi. Sulla trasparenza, ho avuto una domanda sulla trasparenza. Devo dire che la BCE non ha questi compiti, perché questo riguarda più la protezione, cosiddetta protezione del consumatore, che è ancora una prerogativa che viene esercitata a livello nazionale. Più in generale, certamente, la BCE nella sua parte di vigilanza bancaria persegue obiettivi di trasparenza e incoraggia le autorità nazionali a questi obiettivi. Ah, poi c'è stata tutta una domanda sulla mia esperienza, sul conflitto di interessi, eccetera. Questo qui, io non voglio entrare in questioni che appunto riguardano le mie precedenti esperienze di direttore del Tesoro, ma soltanto per ricordare che quando andai via dalla direzione generale del Tesoro, poi sono rimasto vari mesi, anche se non c'erano regole all'epoca che prescrivessero un periodo, io sono rimasto vari mesi senza lavorare perché sono andato a insegnare, quindi sono rimasto un periodo e poi dopo, soltanto dopo vari mesi, sono stato assunto a Goldman Sachs. Quindi nessuna situazione oscura, ecco, questo tanto per chiarire. Si è detto, ci sono state alcune domande, hanno toccato sulla questione del tasso di cambio. È molto importante che gli ultimi 2 o 3 anni hanno visto movimenti del tasso di cambio molto significativi, ma da parte di tutti si è capito che questi movimenti del tasso di cambio non avevano intenti o non erano la conseguenza di politiche mirate al tasso di cambio, ma erano la conseguenza di politiche economiche e più particolarmente monetarie che miravano ad obiettivi di carattere interno, quindi nel nostro caso a raggiungere un certo tasso di inflazione, nel caso degli americani, nel caso degli Stati Uniti, a raggiungere un certo tasso di inflazione e di disoccupazione. Oggi i movimenti nel cambio riflettono la differenza nei cicli economici dei vari paesi e quindi nelle politiche monetarie che si fanno nei vari paesi. Negli Stati Uniti la politica monetaria sembra essere avviata, grazie alla forza della loro ripresa, ad un comportamento meno espansivo, dico sembra essere avviata perché questo processo è giustamente gestito con grande attenzione. Da noi le decisioni sono state invece di carattere espansivo, vista la debolezza della situazione economica europea, e questo crea dei movimenti nel cambio.
Devo anche aggiungere che nel 2012 c'è stato un movimento del cambio che non è spiegabile in questo modo, perché nel 2012 noi abbiamo avuto un forte deprezzamento del dollaro e un rafforzamento dell'euro, e questo era dovuto al fatto, semplicemente al fatto, che dall'agosto 2012 il resto del mondo ha ritrovato fiducia nell'euro e quindi i capitali sono affluiti all'area dell'euro, anche se la situazione economica sottostante era invece di debolezza. Poi c'è stata una domanda sul se ho capito bene, sul fatto del perché il QE non è stato fatto prima, se capisco bene. Immaginare di attuare la stessa politica poi adottata dagli anni successivi, cosa sarebbe capitato per quanto riguardava i mercati internazionali e lo spread? Allora, quel che è possibile dire è che sono due cose. Dunque, intanto il QE ora ha un effetto che non avrebbe potuto avere prima della conclusione dell'operazione di pulizia e di scrutinio che abbiamo fatto e di pulizia del bilancio delle banche che c'è stata nel 2014. Abbiamo visto chiarissimamente nel 2012, furono estese per la prima volta all'inizio del 2012 delle linee di credito a 3 anni per le banche in quantità potenzialmente illimitata. Vi ricordate l'LTRO? Quindi si arrivò a circa 1 miliardo di euro presi dalle banche, con pochissimi effetti sull'economia reale. Per carità, è stata evitata una crisi sistemica di proporzioni potenzialmente, direi, molto significative, ma la trasmissione al credito, alle imprese, alle famiglie non c'è stata in tantissimi paesi, tra cui l'Italia. C'è stata in Germania, c'è stata in Francia, non c'è stata né in Spagna, né in Italia, né in Portogallo, eccetera, eccetera. E questo perché? Perché i bilanci delle banche erano fondamentalmente, o in molte banche, ecco, erano fondamentalmente malati. E quindi, nonostante avessero più liquidità e condizioni di finanziamento migliori e soprattutto la possibilità per la prima volta di restituire la liquidità alla banca centrale dopo 3 anni, questa liquidità è stata investita in gran parte per acquistare titoli di Stato, per far gli attivi, per far bilancio acquistando attività di quel tipo, non in prestiti all'economia se non in misura molto ridotta, certamente in questi paesi che ho nominato. E oggi le condizioni sono molto meglio. Oggi le banche, le grandi banche perlomeno, passato questo esame con la BCE, hanno dei bilanci molto più puliti, quindi in grado di trasmettere questo stimolo all'economia. Poi c'è stato anche un altro motivo. Noi continuiamo ad avere una politica espansiva con misure successive di diminuzione dei tassi di interesse e così via per tutto per il 2013, e poi nel 2014 però, come dicevo all'inizio, le prospettive di inflazione erano ancora molto modeste, ma fino a metà, poi decidiamo delle altre misure a giugno, però fino a quel momento le aspettative di inflazione a medio termine erano, come diciamo noi, ancorate bene. È all'inizio di agosto che cominciano a scendere, e questo suggerisce l'azione successiva, prima espressa nel mio discorso di Jackson Hole e dopo con le azioni, con le decisioni che abbiamo preso. Quindi fare un QE prima non esistevano le condizioni, né le banche avrebbero potuto trasmettere, proprio sulla base dell'esperienza acquisita, né le aspettative di inflazione di medio termine giustificavano un'iniziativa di questo tipo. A quell'epoca noi spiegavamo la bassa inflazione con considerazioni di altro tipo, che erano vere: l'apprezzamento del cambio del 2012, i prezzi del petrolio che avevano cominciato a scendere, i prezzi del cibo, il fatto che alcuni paesi dovessero comunque riaggiustare i loro prezzi perché erano fuori linea con dei prezzi di natura, dei prezzi che fossero concorrenziali. Questo squillo significa che devo smettere? No, assolutamente. No, Dunque, un'altra domanda è stata sul fatto che il surplus tedesco sembra violare le regole enunciate nelle cosiddette macroeconomic imbalance procedures. Non c'è dubbio, parlo del 6% e qui siamo al di sopra. Il QE di per sé non riduce gli squilibri, di per sé il QE
dà un sostegno generalizzato all'economia dell'area dell'euro, chi ne sa approfittare di più va avanti meglio. Quindi chi fa più riforme, chi coglie questa occasione meglio, cresce di più e forse se siamo noi riduciamo anche gli squilibri. Sulla necessità di politiche di investimento pubblico condivido pienamente. Purtroppo una delle forme che il nostro consolidamento fiscale ha avuto, dicevo, è stato quello di aumentare le tasse, ma anche di tagliare completamente gli investimenti pubblici. Ed oggi siamo, credo, a un minimo storico, quindi aumento della spesa corrente che continua ad aumentare, mi diceva il dottor Drudi, anche quest'anno, aumento delle tasse fino ai livelli attuali e tagli degli investimenti pubblici. E questo non è un consolidamento, ci sono due tipi di consolidamento di bilancio. Uno che è, diciamo, quello che noi chiamiamo amichevole nei confronti dello sviluppo e della crescita, che è quello che ho appena enunciato, e l'altro che non lo è, un consolidamento basato su aumenti delle tasse e tagli della spesa pubblica agli investimenti. C'è stata una domanda specifica su come la BCE ha fatto la lista delle istituzioni i cui titoli acquista. Dunque, intanto questa lista, devo dire, ha carattere preliminare, a parte i governi, quando si va ad individuare delle agenzie sopranazionali o comunque agenzie che risultano idonee ai fini del programma di acquisto, cioè questa lista ha carattere preliminare, si basa sull'attuale elenco delle agenzie riconosciute nella seconda categoria di scarti di garanzia, cioè degli haircuts, ai sensi del sistema che noi utilizziamo per le garanzie nel collaterale, cioè quando le banche vengono ci danno dei titoli a garanzia dei loro prestiti, noi abbiamo un sistema di valutazione di questi titoli sulla base di quelli che sono riconosciute utilizzabili come garanzia, abbiamo fatto la lista delle agenzie che possono, i cui titoli compreremo. Sono state escluse le agenzie che si occupano principalmente di gestione delle attività finanziarie. Comunque questo, dicevo, è un elenco preliminare e che potrà e probabilmente sarà modificato a seguito di una valutazione che dovrebbe avvenire tra un paio di mesi, se io non mi sbaglio. Sono. Sì. Se. Sulla Grecia, domanda sulla Grecia. Il QE compra titoli greci? La risposta è no. Non compra titoli greci per tre motivi. Prima di tutto, il QE non acquista titoli di paesi che hanno un programma con il Fondo e la Commissione, col Fondo Monetario Internazionale e con la Commissione, quando la review, cioè la valutazione di questo programma, non è completata. E in Grecia, come voi sapete, la valutazione è stata sospesa e quindi no. Non li acquista perché sono al di sotto di un certo rating. Quindi la Grecia non acquista i titoli al di sotto di un certo rating. Li avrebbe acquistati se i greci avessero avuto quel famoso waiver, ma il waiver è stato sospeso perché la review non è stata completata e le condizioni di attuazione del programma non sembrano esistere per il momento. Terza ragione, la BCE non acquista titoli di paesi al di sopra di una certa percentuale. Questo perché? Per non arrivare a un punto in cui è il maggior creditore del paese. E quindi questo avrebbe un effetto distorsivo per i prezzi di mercato, ma anche un altro effetto un po' più complicato. Se c'è default del paese su quei titoli di Stato, la BCE vuole essere in minoranza, in altre parole vuole essere. Dunque, i titoli di Stato hanno delle clausole per cui in caso di default i creditori possono decidere di ristrutturare il debito. La BCE non può ristrutturare il debito perché così facendo andrebbe contro il trattato che proibisce alla BCE di fare finanziamento monetario dei vari paesi. Quindi
si tiene negli acquisti di titoli al di sotto di quella percentuale che potrebbe portarla in maggioranza in queste situazioni, in queste assemblee dei creditori. Per cui la BCE non acquista più del 33% dei titoli di ogni singolo paese. Ora, è successo che la BCE abbia acquistato titoli greci nel 2010, che i titoli che già ha implicano che la BCE è già al di sopra di quel limite, quindi non può acquistare titoli greci. Insomma, ci sono parecchie ragioni per cui non acquista titoli greci, tre come dico. Sulle società di rating è tantissimi anni, soprattutto dopo la crisi del 2000 che è iniziata alla fine del 2007, che sostengo che bisogna imparare a fare a meno delle società di rating, nel senso che bisogna imparare ad utilizzare i rating come uno dei tanti indicatori che si usano nelle proprie scelte. Però la situazione è che quasi tutti gli intermediari finanziari, quasi tutti i gestori di risparmio, quasi tutti i fondi di investimento hanno nelle loro regole di investimento il rating come unico indicatore e spesso sono, come dire, decisioni quasi automatiche. Alcuni fondi pensione ce l'hanno addirittura nello statuto. Ecco, io credo di aver terminato. E noi possiamo ringraziarla. Scusi Presidente, giusto una velocissima replica. Siccome non ho avuto una risposta minimamente soddisfacente al discorso del motivo per cui la BCE non può fare politiche mirate locali sul tasso inflattivo. Con quali strumenti? La BCE dà credito all'intera area e poi questo credito si incanala a seconda delle condizioni economiche delle varie parti dell'euro. Non è che, come? Ma variando il tasso, la BCE varia il tasso e tratta tutti i debitori nello stesso modo. Non può creare condizioni discriminanti per uno e l'altro. C'è un principio di eguaglianza di trattamento. Ma di fatto le crea? No. Bene, bene. Possiamo ringraziare il Presidente Draghi che trova anche tanti consulenti qui. E quindi lo ringraziamo e speriamo di rivederlo presto per un bilancio di medio termine su questa operazione. Grazie. La Commissione Bilancio resta qui perché ha i suoi lavori. Grazie.